intanto, progetto della Casa dei Beni Comuni che è iniziato a febbraio. Siamo qua oggi per dare una notizia importante sul piano di tutto quello che abbiamo detto finora, del percorso culturale e di approfondimento anche giuridico che abbiamo fatto fino adesso, perché oggi annunciamo che dalla prima settimana di settembre partirà ufficialmente la delibera popolare per il riconoscimento delle famiglie anagrafiche basate su vincolo affettivo o più facilmente famiglie di fatto, se vogliamo sintetizzare. La delibera sarà una delibera popolare, perciò farà il percorso di delibera popolare, 3 mesi, 300 firme per essere presentata. E la scelta della delibera va spiegata bene, non è stato un pezzo, ma una scelta di metodo che ha senso rispetto all'obiettivo. La delibera popolare permette intanto quello che stiamo presentando oggi, ovvero noi da qui fino al 15 di agosto siamo a disposizione dei cittadini e della politica che governa questo territorio per modificare, integrare, ascoltare osservazioni e valutazioni di chi vuole condividere con noi questo percorso. Il percorso di delibera poi ci permette un'altra cosa, un aspetto come quello delle coppie di fatto, delle famiglie di fatto, soprattutto su una delibera comunale, vogliamo che abbia una caratteristica molto chiara, sia poco ideologico ma sia un avanzamento reale sul piano dei diritti. Voi direte, vabbè, un comune non può far tanto. Beh, abbiamo scoperto che non è vero. Studiando i nostri statuti, sia parlando con Antonio Rotelli di questa cosa qua, sappiamo che con una delibera ben fatta si può iniziare un percorso che porti davvero materialmente all'allargamento di servizi che il comune era già, anche a tutte queste famiglie che attualmente esistono, sono anche nel nostro territorio in gran numero, ma non hanno nessun tipo di tutela e nessun tipo di riconoscimento. La cosa che va detta è che abbiamo già iniziato i contatti rispetto ai gruppi consigliari che compongono il Consiglio Comunale. Diciamo per correttezza che ieri è uscito un articolo in cui 5 Stelle annunciavano sul Gazzettino la presentazione di una delibera sulle coppie di fatto che sarebbe stata presentata in commissione la settimana prossima. Vi diciamo oggi che ieri sera abbiamo incontrato i due consiglieri comunali del gruppo del Movimento 5 Stelle e abbiamo deciso di convergere in un unico testo che farà il percorso di delibera. Questo è andato. Loro sono disposti, anzi ci hanno assicurato che ritirano la delibera convergendo unendo i due testi. Le firme della delibera popolare necessitano della presenza di un consigliere comunale per la raccolta e la nostra intenzione era quella di andare dai gruppi consigliari che ci davano la disponibilità a spiegare la delibera, permettendo anche le osservazioni, che poi valuteremo in autonomia, questo va detto, e anche per chiedergli la disponibilità di qualche consigliere comunale. I due del 5 Stelle hanno condiviso e condivideranno con noi il percorso a partire da settembre. Abbiamo già contattato il PD che ci ha dato la disponibilità di un incontro e va detto da subito, prima di tutti questi, il sindaco Jacopo Massaro ha aperto la possibilità di una valutazione anche da parte delle loro liste. Un esperimento per noi per mettere insieme il piano dei movimenti e il piano legislativo. Vogliamo vedere la permeabilità che hanno le istituzioni anche a quello che succede fuori dai percorsi comunali formali. Ci sono percorsi costituenti che esistono fuori dalle istituzioni, noi queste le vorremmo chiamare istituzioni del comune, la delibera può essere una formula per provare a praticare questa cosa qui, a vedere la permeabilità che ha un ente come il comune rispetto ai suoi cittadini. Il tipo di delibera che abbiamo, che stiamo strutturando e che verrà integrata anche con quella del Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto che avesse una caratteristica molto chiara. Impegnasse il comune a un approfondimento di quelli che sono i propri servizi e quello che sono gli ambiti in cui ci può essere un allargamento dei diritti a questa nuova tipologia di famiglia che speriamo che venga identificata. Questo è un lavoro di stimolo,
crediamo che la delibera comunque sia il primo passo, un primo passo necessario, perché è un segnale, come abbiamo detto 100 volte, importante culturalmente per questo territorio. Ma poi c'è un piano, che è quello legislativo, che va praticato da chi è in consiglio comunale, perché vanno cambiati e modificati i regolamenti perché questa delibera abbia una vera e propria attuazione. Va concesso l'accesso ai servizi sanitari e l'assistenza, per tutto quello che si può permettere il comune deve allargare in questo senso, rispetto a una delibera che speriamo appunto passi, ma non siamo convinti che si possa fare. Questo è il lato formale, cioè la delibera impegna che se passa da quel momento in poi c'è un riconoscimento anagrafico. Questo comporta la possibilità di inserire nei regolamenti questa fattispecie di famiglia come soggetto a cui vengono ampliati i diritti. Un paio di esempi che vi posso fare sono intanto quelli che sono venuti forti dal palco di Vicenza, che Vicenza è un comune che ha già adottato questo procedimento, uno dei primi. Vicenza è uno dei primi comuni che ha adottato il riconoscimento anagrafico, soprattutto nella formula quella che chiediamo noi, e dal palco del Vicenza Pride si diceva: assistenza sanitaria per quanto riguarda la possibilità di accesso e di assistenza, chiaramente quello è un regolamento che va modificato, case popolari, asili, nido, testimonianza nel diritto penale, testimonianza contro il coniuge, cosa che verrebbe allargata anche questa fattispecie se viene riconosciuta la famiglia anagrafica, il carcere, la possibilità di avere accesso come familiare agli incontri in carcere, sembrano banalità. Tanti, chi è contrario a questa cosa qua, dice non è una priorità, e noi gli abbiamo sempre risposto non è una priorità perché non tocca a te, perché invece per tutte quelle persone che attualmente sono suscettibili di una discriminazione garantita dalla legge, ma non per una scelta, è per una mancanza, senza questo tipo di riconoscimenti sono più esposti assolutamente a questo tipo di discriminazioni, soprattutto non avere accesso ai servizi come tutti.